Il Vinitaly della piena ripartenza è iniziato con due dati oggettivi, lo schieramento delle istituzioni con ministri e il presidente della Camera e con la grande presenza di pubblico tra gli stand. Una giornata inaugurale con così tanta gente vuol dire che c'è affetto e grande interesse attorno al vino? Sì, e anche intorno alle manifestazioni di pregio come quella organizzata qui a Verona, perché Vinitaly è un gioiello in termini anche di sistema e di organizzazione, insomma si vede la qualità. Io ne giro tante di fiere internazionali anche, e di questo livello c'è poco e niente, forse niente. Durante la giornata inaugurale sono arrivati anche il ministro della cultura Gennaro San Giuliano, i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, fino al presidente della Camera Lorenzo Fontana. Però il vino non è solo business, perché ha una parte veramente culturale, storica, identitaria, di tradizione, che è fondamentale. E forse anche per questo che è uno degli alimenti, una delle bevande più importanti in assoluto. Se pensiamo anche alla nostra tradizione, anche religiosa, il vino è importantissimo. E quindi il fatto che comunque ci sia qui queste oltre 4.000 espositori che provengono da tutto il mondo fa capire, insomma, che Verona per un momento nell'anno è un po' la capitale anche italiana da questo punto di vista e probabilmente anche internazionale. Gli acquazzoni che hanno caratterizzato la giornata hanno complicato un po' gli arrivi e la fruizione del quartiere. Siamo davanti a una edizione che sarà storica, sarà ricordata negli annali. Siamo davanti a 4.000 espositori. E ovviamente nazionali italiani, sono rappresentati 30 paesi, stiamo parlando di 1.000 buyers, quindi sono raddoppiati rispetto all'ultima edizione, che rappresentano 68 paesi. Per me è un onore, una grande responsabilità, è la prima volta che mi trovo all'inaugurazione del Vinitaly in questa carica e sono contento che la città si dimostri all'altezza dell'interesse che questa manifestazione attira su di noi. Fino a mercoledì sera protagonista sarà il vino e l'abbraccio delle istituzioni. È un ottimo segnale. Tutta la politica è qui, non per fare passerelle, ma perché hanno delle cose da dire. Parliamo del Ministro della Salute, parliamo del Ministro della Cultura con i quadri, parliamo del Ministro Lollobrigida, della Ministra Santanchè relativamente al turismo, dove abbiamo programmi anche di incami che vogliamo fare l'anno prossimo. La Fiera di Verona riesce a attirare davvero il mondo, non solo politico ma anche imprenditoriale. E due, stiamo lavorando nella giusta direzione, però dobbiamo crescere, perché consolidare e crescere sempre è l'obiettivo che ci siamo dati, e da questo punto di vista abbiamo davvero tante motivazioni per dare ai veronesi, a Verona, alla nostra città, a tutto il territorio e al paese il miglior servizio possibile con le nostre manifestazioni fieristiche.